Minimetro. Minimetro di Perugia, sì. Da quanto è che funziona? Da circa una decina d'anni, è stato costruito per congiungere la parte periferica di Perugia al centro storico ed è tutto caratterizzato da questi mini furgoncini, mini vagoncini. Siamo al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, è uno probabilmente il museo più importante a livello archeologico in Italia. A la ciudad subterránea de Perugia. Sí. ¿Y por qué esta ciudad es subterránea? Porque era un quartiere de la ciudad de Perugia, medievale, antecedente, diciamo, que va dal 400 d.C. fino all'anno 1000. E dopo la guerra del sale tra i perugini e il Papa, i perugini si rivoltarono contro la tassa sul sale del Papa. Il Papa venne a Perugia con l'esercito, sconfisse i perugini e fece interrare tutto il quartiere. Non distruggere, interrare. Perché sopra vi costruì una rocca militare che si chiamava Rocca Paolina.